Buonasera ragazzi, da parte di Federico Tao. Oggi sono qui per parlarvi di una grande leggenda che purtroppo ci ha lasciato. Indovinate un po' chi è, una grande leggenda del club biancoceleste. Ebbene, si tratta di Pino Wilson, quindi morto Pino Wilson, che era stato il capitano del primo scudetto della Lazio del 1974 sotto la guida di Tommaso Maestrelli. La Lazio piange la sua scomparsa, è davvero una notizia triste per il mondo biancoceleste e per tutti noi. Aveva 77 anni ed è stato purtroppo colpito da un ictus che gli ha tolto la vita. E veramente una notizia tristissima per tutti noi laziali, per il popolo laziale. Sarà tumulato nella stessa cappella della famiglia Maestrelli al cimitero di Prima Porta a Roma, dove già riposa Giorgio Chinaglia. Giorgio Chinaglia, come sappiamo, un'altra grande leggenda del club biancoceleste, una Lazio fortissima, quella del 74, il primo scudetto storico, era una Lazio magnifica, una rosa eccezionale e ci ricorderemo sempre con tanto piacere, soprattutto Pino Wilson, ci ricorderemo sempre come una grande persona, un grande calciatore e speriamo che la sua memoria non cada, rimarrà sempre lì nei nostri ricordi e ci ricorderemo sempre della formidabile Lazio di quell'annata incredibile. Ovviamente io purtroppo non ho potuto vivere questo periodo perché sono molto ovviamente giovane, però è veramente incredibile che abbiamo avuto certi campioni di questo genere e speriamo di vincere un giorno un altro scudetto, me lo auguro con tutto il cuore. Speriamo arrivi fra qualche anno e vedremo un po'. Ragazzi, per oggi è tutto. Grazie per avermi ascoltato. Se vi piace il canale, non esitate ad abbonarvi e alla prossima. Ciao!